Buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera il gruppo dei giovani della parrocchia di Sant'Alfonso di Francavilla vi presenta un musical che vi racconterà la figura di Beata Madre Teresa di Calcutta. L'idea del musical è nata la scorsa estate. I ragazzi nel cammino di preparazione a questa rappresentazione, che è un'anteprima di quello che ci sarà tra poco più di un mese, si sono resi conto che non stavano semplicemente, appunto, preparando qualcosa da farvi vedere, ma che ricevevano giorno dopo giorno una testimonianza da Madre Teresa che li ha portati a capire chi è Gesù e ad avere una possibilità di incontro con Lui ulteriore rispetto a quella che hanno con tutte le belle attività che preparano durante l'anno. Questo è il messaggio che i ragazzi vogliono darvi. Per iniziare nel modo migliore, narreremo alcuni degli episodi della vita di questa personalità straordinaria. Io pedestremente li accompagnerò in questa attività. Io direi che possiamo subito iniziare. I ringraziamenti li faremo alla fine, per cui svesto un ruolo e ne vesto un altro, un po' più formale. Lo scaricarono dal carretto e a braccia lo portarono nella corsia del Nirmal. Guaiva come un cucciolo. Se avesse avuto più forza, avrebbe urlato, perché il cancro stava divorando metà del suo corpo. Gli ammalati gravissimi, sui pagliericci intorno, cominciarono a brontolare. Qualcuno alzò la voce. «Ma non sentite che puzza? Portatelo fuori!» Una donna esile, vestita di un sari bianco, si avvicinò con una bacinella e delle bende. Ma il tanfo terribile che emanava da quelle piaghe la fece impallidire. Se ne andò di corsa, prima di svenire. Il brontolio dei malati si fece minaccioso. «Portate fuori quella carogna, lasciateci morire in pace!» Reggendolo per le mani e per i piedi, tre suore lo portarono nella baracchetta posta a nord, sempre in ombra e fresca, la stanza dei cadaveri. Lo posero sul pavimento. Madre Teresa vide che le altre due non ce la facevano più e disse: «Portatemi una bacinella d'acqua pulita e poi andate dagli altri!» Adagio cominciò a lavare le piaghe orrende, accompagnata da quel guaito lungo, interrotto solo da un ansimare affannoso, disperato. A un tratto, gli occhi, che fino allora avevano fissato senza vedere niente, si fermarono su di lei. Il guaito cessò. Il moribondo cercava qualche parola. «Dove sono? Chi sei? Come fai a sopportare questa puzza nauseante?» «Non è niente», lei rispose, «in confronto al male che sopporti tu». La morte arrivò verso sera. Madre Teresa era ancora lì, a stringergli la mano, a dire parole di speranza. Quell'uomo, di cui nessuno sa il nome, riuscì ancora a dire: «Tu sei diversa dalle altre, ti ringrazio». E lei: «Sono io che ringrazio te, che soffri con Cristo».
vedremo tra poco le tappe principali che hanno caratterizzato il percorso di vita e la vocazione di Madre Teresa. Per il momento anticipiamo che inizialmente entra nelle suore di Loreto. Già all'indomani dei primi voti, i superiori avevano fissato il suo ruolo e la sua destinazione per gli anni a venire. Insegnante a Calcutta, al St. Mary's and Tally School, un collegio per ragazze cattoliche di buona famiglia. A Enderley, nella zona orientale di Calcutta, le suore di Loreto occupavano una vasta area acquistata con il denaro lasciato loro in eredità da un facoltoso proprietario di piantagioni protestante. Su questo grande appezzamento di terra avevano costruito una high school inglese che poteva accogliere oltre 500 ragazze e una high school bengalese per circa 250 ragazze. Frequentavano il collegio, per la maggior parte rampolle di famiglie agiate, ma vi erano anche ragazze meno abbienti e orfane, che non pagavano la retta. Le suore di Loreto, che dirigevano ben 6 high school a Calcutta, erano molto note in città e stimate per la laboriosità e l'alto livello qualitativo delle loro scuole. Suor Teresa fu assegnata appunto a una di queste, la St. Mary of Loreto High School, e le fu affidata la sezione bengalese. In seguito ebbe anche l'incarico della direttrice della stessa scuola. A Loreto, ricordava Madre Teresa, io ero la religiosa più felice del mondo. Mi dedicavo all'insegnamento e questo lavoro, che guidato da Dio è un vero apostolato, mi piaceva molto. Dotata di un temperamento sempre equilibrato e pieno di buonsenso, mai dura o severa, ma ferma e risoluta al momento giusto, aveva il dono di saper spiegare, rendendo facili anche le cose più difficili. E le sue alunne le erano molto affezionate. Il disegno che il Signore aveva per lei era ben diverso. Infatti nel 1948 decise di andare via per assistere i più poveri tra i poveri nelle strade di Calcutta. Quel giorno che Teresa se ne andò, non pensiamo che a lei, a quegli occhi pieni di malinconia che vedranno per noi. Dov'è che nasce quella sua gran volontà? Chi soffre
La povertà del cibo che ha a disposizione, la vastità della miseria, danno uno scrollone alla sua salute fin dai primi giorni. Ho l'impressione, scrive, di naufragare in un oceano di dolore e di desolazione. La fame e la stanchezza le fanno pensare seriamente ad un possibile ritorno alla St. Mary High School, ma si riprende. Nel febbraio del 1949 Michael Gomez, un funzionario governativo, la ospita in due stanze della sua casa, al numero 14 di Creek Lane. Dai quartieri ricchi di Calcutta vengono le sue alunne a trovarla. Le portano qualche aiuto in denaro e del riso. Madre Teresa affitta due stanze nello slum. Due di esse le domandano di occuparsi dei bambini mentre lei bada agli ammalati. È bello non sentirsi soli, scrive. È bello poter offrire ai malati una tazza di riso calda e ristoratrice. Il 19 marzo arriva in quelle due stanze su Bashini Das, una graziosa ragazza di 19 anni. È stata sua alunna ed appartiene ad una ricca famiglia cattolica. «Voglio lavorare con te per i poveri», le dice, «ma non solo per qualche ora, per sempre, come te». Si toglie il bellissimo sari di seta, ne indossa uno di cotonina bianca come quello di Teresa e rimane. Dopo di lei ne arriveranno altre, migliaia. Mm.
per fare addio da sposa. E qui succederà chissà cosa. La casa e tu, piccola suora, che rigovernerai come sposa. Casa e cuore tuo per ospitare chi passerà di qui e non conosce Dio e sa che povertà è tutto ciò che ha e sarà casa sua. Canzone, Madre Teresa si guarda all'indietro per ripercorrere le tappe della sua vocazione. Cogliamo anche noi l'occasione per conoscere un po' meglio la sua vita. Da bambina Madre Teresa si chiamava Agnes Boiaxiu. Era nata in una famiglia albanese a Skopje. Mentre frequentava le scuole in città, Agnes faceva parte di un gruppo parrocchiale giovanile. Proprio in quegli anni i gesuiti aprirono una missione vicino a Calcutta. In patria arrivarono lettere drammatiche che descrivevano lo stato di estremo abbandono della gente. A 15 anni Agnes sentì leggere quelle lettere nel suo circolo e cominciò a pensare: mi piacerebbe partire per la missione di Calcutta. Era l'inizio, semplicissimo, di una vocazione. 1928, Agnes ha 18 anni, ha pensato e ripensato a che cosa fare della sua vita. L'idea delle missioni è penetrata in lei sempre più a fondo. Ha pregato perché la sua non sia un'illusione. Ha domandato al suo parroco: come posso sapere se Dio mi chiama? E si è sentita rispondere: attraverso la gioia. Se il pensiero di dedicare la vita a Lui e ai fratelli suscita gioia e pace, una gioia profonda e rasserenante, esistono valide ragioni per ritenere che Dio chiami.
La gioia profonda funzione di bussola, anche se indicasse la rotta che appare più dura, la più difficile. Il pensiero di essere missionaria suscita in lei proprio una gioia tranquilla e profonda. Ottiene il permesso di Mamma Grane e domanda di entrare tra le suore di Loreto che hanno molte missioni in India. 1943. In piena guerra mondiale, su Calcutta si abbatte una carestia disastrosa. 2 milioni di persone muoiono di fame. Il pensiero di quelle vittime e dei tanti che muoiono per le strade di Calcutta ogni giorno comincia a tormentare Suor Teresa. Lei stessa si ammala di tubercolosi e dopo la guerra viene mandata ad Darjeeling per guarire. Il treno era uno dei soliti treni indiani, vecchie carrozze stipate come contenitori di sardine, scatoloni e odore pesante. Bambini aggrappati attorno alle madri, gente appollaiata sui tetti. Il 10 settembre 1946, su quel treno, Madre Teresa ebbe la chiamata nella chiamata. Lei sposi con queste precise e concrete parole. Fu un ordine interiore di Dio. L'ordine di rinunciare al convento di Loreto, dove ero stata molto felice, per andare a servire i poveri nelle strade. Il messaggio era molto chiaro. Sentivo che il Signore si aspettava da me qualcosa di più. Voleva che mi facessi povera e lo amassi nelle desolanti sembianze dei più poveri tra i poveri. Si rivolge all'arcivescovo di Calcutta, Monsignor Perrier, e gli espone il progetto di lasciare il convento e di vivere tra i poveri. Riceve un secco rifiuto, non è irritata. Continua con serenità a insegnare nella high school. Se quel desiderio è veramente la voce di Dio, penserà a lui. Penserà lui ad aprirle una strada. I vescovi, dice, non possono certo permettere alle suore di formare compagnie separate ogni volta che una di esse si mette in mente che Dio le ha parlato. Dopo il rifiuto, Monsignor Perrier non ha stracciato la lettera della suora. La tiene in evidenza sul tavolo da lavoro e ogni tanto ci ripensa. Non chiede questa Suor Teresa di abbandonare la vita religiosa, ma di viverla in maniera diversa, più a contatto con la gente che muore di miseria. Vuole seguire una strada che nella Chiesa hanno già tracciato grandi santi, non è certo una cosa strana. Conclude che la domanda è meglio inoltrarla al Papa, sarà lui a decidere. La risposta di Roma arriva nel giugno 1948, Pio XII è d'accordo. Suor Teresa esca pure dal convento e provi a vivere tra i poveri, sotto la diretta responsabilità dell'arcivescovo. Teresa si toglie la veste nera da suora, indossa il sari bianco, come le povere donne indiane. Con un paio di sandali ai piedi, poche rupie in tasca e una grande fede nel cuore, lascia il centro di Calcutta e si reca tra gli slums dell'immensa periferia. La tua
Non è stata solamente tecnico-artistica, è stata una preparazione anche spirituale, che ha portato i ragazzi a conoscere meglio Madre Teresa, ciò che ha fatto nella sua vita e ciò che ha lasciato dopo la sua morte. Il 1 novembre del 2014 il gruppo Giovani si è recato a Roma per incontrare le suore missionarie della Carità nella loro casa di via San Gregorio al Celio. Sono stati accolti da una suora maltese che, approfittando della festività di Ognissanti, ha incentrato su questo argomento il suo discorso. Loro assistono i senza tetto e i più bisognosi di Roma e li accolgono nelle loro case per i pasti in caso di bisogni importanti. Nella casa in cui sono stati i ragazzi hanno poi visitato la stanza di Madre Teresa dove alloggiava quando era a Roma e in cui erano conservati con cura gli oggetti utilizzati nella sua vita. Tutti catturati da quella piccola suora che parlava della sua vita al servizio degli altri, del suo lavoro tanto faticoso quanto appagante, della passione che metteva in ogni cosa che faceva, in ogni gesto, e che li ha praticamente travolti. La cosa più sorprendente, che forse non ci si aspettava, è stata scoprire di quanta forza mettano nella loro missione queste suore. E vedendo tutto l'amore che fuoriesce dai loro cuori, non si può fare a meno di pensare che c'è qualcosa di davvero grande che le anima. Ecco quindi alcune delle risonanze che i ragazzi hanno voluto condividere dopo l'incontro. Quando l'ho vista e ho ascoltato tutto quello che fanno nel corso della giornata, ho pensato a mia madre e a quanto si prodighi per me e per mia sorella, dandoci da mangiare, occupandosi di noi, vestendoci, curandoci se stiamo male. Allora, forse, sono come tante mamme che si prendono cura di quelle persone che hanno bisogno di attenzione ed affetto, che hanno bisogno di cura ed amore. Sono come tante mamme che danno anima e corpo per i figli, che si svegliano la notte se il proprio bambino le chiama.
L'incontro a Roma con le suore missionarie della Carità è stato molto toccante. Sin dal primo momento in cui ho visto a pochi metri di distanza da me la suora, ho provato grande emozione, come se Madre Teresa fosse di fronte a me. Ciò che mi ha fatto più riflettere è che bisogna ringraziare ogni giorno il Signore per la vita che ci ha dato e per tutto ciò che ci dà ogni giorno, per tutta la forza e l'amore che ci dà per superare i grandi ostacoli della vita. Ho imparato molto da questa esperienza e spero che i messaggi della suora rimarranno nel mio cuore e nella mia mente e che ne verranno a conoscenza tanti altri ragazzi come me. Quest'altra risonanza ci introduce alla prossima canzone, nella quale il primo missionario della Carità, Michael Gomez, colui che aveva messo a disposizione di Madre Teresa la sua casa, si mette a completo servizio della volontà di Dio nell'aiuto agli ultimi e ai poveri. Quanti malati, mendicanti, barboni incontriamo ogni giorno nella nostra vita? Quante persone che hanno bisogno di un aiuto concreto? Quanti sono gli affamati, gli assetati, i forestieri che ci ritroviamo di fronte senza accorgercene? Sicuramente tanti, almeno uno al giorno. E cosa faccio io per loro? Come rispondo alla loro richiesta di aiuto? Ecco, l'esperienza di Roma ha fatto nascere in me tante di queste domande. Tante volte reagisco con indifferenza e indignazione alle persone che hanno bisogno di me. Proprio di me, di nessun altro. Come dice Madre Teresa, quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa, ad un certo punto della sua vita, ha capito che l'unica cosa importante è vivere da povera con i poveri. Vivere per l'altro, fare il bene all'altro. La vita è un donarsi continuo a Gesù Cristo. E ci si potrebbe chiedere, dove e quando incontro Gesù Cristo nella mia vita? Facile, tutti i giorni, proprio riconoscendolo nel povero e nel sofferente. Quanto è importante il prossimo allora? Quel prossimo che per noi non esiste è lì ad aspettarci a braccia aperte. Sta a noi avvicinarci ed abbracciarlo. Yes, I will step the way. Oh Dio, Signore mio, io piccolo figlio tuo, farò solamente ciò che tu vorrai. Oh Dio, Signore mio, fammi fare il servo tuo e crescimi l'amore che mi dai e raccogli la vita mia, sarà solamente tua, fino a quel giorno in cui io morirò. Fa che sia la poesia, un gran bel vestito cucito per me, cucito per me. Fa la strada mia, la strada più buona e più odora che c'è, che porta da te. Corpi della gente riscalderò.
sempre luce sia, e l'odio caccerò via. E dove c'è guerra e morte, io ci sarò lì con te. Fa che sia la mia, la tua grande forza che viene da. Fa che sia la mia. Fa che fede sia, fede e speranza, due tenere bimbe che crescerò in me. Fa che il mondo tuo diventi il più bello dei mondi di Dio con l'amore. Una ragazza chiede di unirsi alla famiglia di Madre Teresa. La preparazione è severa e procede per gradi. 6 mesi di prova, 12 mesi di postulantato, 2 anni di noviziato. Fu chiesto a Madre Teresa quali fossero i segni che lei voleva vedere in ogni missionaria della carità. Rispose: salute di mente e di corpo, capacità di imparare, una grande dose di buonsenso, un carattere allegro. Insisteva tanto sull'allegria. La gioia del Signore è la nostra forza, come sta scritto nella Bibbia. Quindi non abbiamo ragione di essere infelici e tristi, ma abbiamo ogni ragione di essere felici e di portare questa gioia al mondo. Noi tutti, se abbiamo Gesù in noi, dobbiamo portare la gioia come novità nel mondo. A una suora che le chiedeva una mattina di andare nelle baracche dei poveri e aveva la faccia triste, rispose: non andare, ritorna a letto. Con la faccia triste non si può andare incontro ai poveri. Sorriso e nel saluto, bontà
sorriso, la gioia. Sono proprio questi gli elementi che hanno più colpito i ragazzi nella suora maltese che li ha accolti a Roma. Qualcuno, subito dopo l'incontro, ha detto di essere stato sommerso da ciò che questa anziana suora ha trasmesso. Ascoltiamo la sua risonanza. Ascoltiamo. Sono stata sommersa. Un'ondata di amore, un'onda perfetta carica di sentimenti, di aspirazione, di bontà, di umanità. Che poi non è mica facile riuscire a trovare un mix di tutte queste virtù che ti assalgono in una sola ora, che si concentrano dentro il cuore di una piccola suora. Un po' anziana, sì, ma con il cuore ancora così giovane e carico di vita, di amore. Ma forse è meglio partire dall'inizio. Sì, che bello, un viaggio a Roma, magari riesco pure a comprarmi qualcosa. La classica reazione di una qualsiasi ragazza quando viene a sapere che andrà a fare un viaggio a Roma di 2 giorni con gli amici. Ovviamente il mio primo pensiero quando mi hanno detto che saremmo andati dalle suore della carità a Roma è stato che bello Roma! Non stavo minimamente sospettando che una semplice suora, piccola e piena di vita, avrebbe quasi cambiato il mio modo di vedere il mondo e le persone. Non ci stavo neanche pensando all'importanza di poter andare a trovare delle persone così cariche d'amore e disposte a condividerlo con chiunque ne abbia bisogno. Fatto sta che uscita da quel piccolo ma accogliente convento ho avuto così tanto da pensare. La prima domanda, perché? Perché Madre Teresa ha voluto così tanto servire Gesù? Come poteva sentire così tanto amore nei suoi confronti da riuscire a fondare un ordine di suore sparse per il mondo ad aiutare poveri o gli ammalati senza ricevere nulla in cambio? Io sicuramente non ci sarei mai riuscita. Solo la forza e la volontà di Madre Teresa sono qualcosa da ammirare davvero, per non parlare poi di tutto il resto. È così vero che basta un po' di amore, un po' di attenzione anche alle cose più piccole per riuscire a servire Dio? Perché in fondo Dio è in ognuno di noi, è dentro tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto e che vengono riempite di amore e cure dalle suore della carità. Loro possono davvero fare tutto questo solo per Lui, per un qualcuno che non hanno mai visto ma che amano incondizionatamente. Come possono riuscire ad accettare anche il più terribile dei dolori solo perché amano Gesù e vogliono compiere la sua volontà? Mi sembra tutto così surreale. Il solo riuscire a pensare di poter compiere qualcosa del genere mi spaventa. Io crollerei. Eppure Madre Teresa lo amava davvero. Era disposta a tutto pur di compiere la sua volontà. Ma la cosa più bella è che dopo di lei tante altre suore si sono sentite delle piccole spose di Gesù e sono riuscite a portare avanti la grande opera di amore e bontà che aveva iniziato lei. Vorrei tanto poter essere anch'io quella famosa goccia nell'oceano, ma è così difficile. Neanche riuscivo a pensare che un piccolo incontro avrebbe potuto cambiarmi così internamente. Mi ha scombussolato dentro. Tutta colpa di una piccola suora con un grande, grandissimo cuore. Ma credo proprio di doverla ringraziare, quella suora, perché, è vero, mi ha sommersa con un'onda immensa, gigantesca e carica d'amore. Ma forse ora sto trovando il coraggio di cavalcarla. Un giorno, in un vicolo fangoso, Madre Teresa trova una donna rosicchiata dai topi. Sta per morire. Le due stanze nello slum sono strapiene. Non si può proprio aggiungere un posto in più, nemmeno per una povera donna che sta morendo. Madre Teresa se la carica sulle braccia e la porta al più vicino ospedale. Non l'accettano, non c'è posto. Lei si siede sulla porta e aspetta, finché non ricoverano la sua malata, che però muore subito dopo. Madre Teresa non si dà pace, deve trovare un luogo spazioso per ospitare coloro che stanno morendo per fame, per malattie che non sono mortali ma che uccidono i deboli, per le terribili piaghe che la sporcizia e la mancanza di nutrimento aprono nei corpi. In riva al Gange alza le sue cupole, i suoi colonnati, il tempio della dea Kali, protettrice di Calcutta. Nel recinto del tempio ci sono 2 vaste sale destinate a dormitorio per i pellegrini che in ottobre giungono da ogni parte della regione. Le 2 sale, una per gli uomini e una per le donne, sono vuote 11 mesi l'anno. Madre Teresa chiede alle autorità cittadine di poter usare le sale per ospitare i morenti.
È una domanda molto rischiosa, ma le autorità, che stanno facendo ogni sforzo per porre argine alle miserie della periferia, le concedono il permesso. I fanatici indù, appena conoscono la faccenda, organizzano tumulti. È una contaminazione del tempio, dichiarano. Una suora cattolica che apre un ricovero nel sacro recinto è una profanazione. D'accordo, rispondono le autorità. Mandate vostra madre o vostra sorella a curare i moribondi e i lebbrosi al posto di Madre Teresa e noi la manderemo via. Naturalmente nessuno si fa vivo e la suora viene lasciata in pace. Madre Teresa tenta dunque di portare soccorso a tutte le persone oppresse che non trovano accoglienza e aiuto in un ambiente a tratti estremista che pensa più a condannare che a perdonare. Colpa tua, colpa tua, desti via la tua verginità. Dio Vishnu, non sei più qui tra noi, perché lei peccò d'infamità. Sporca sei, sporca più dei porci, e porco chi sporco la sposa di Vishnu. Che tu sia nuda fra i maiali, in mezzo al fango dei tuoi mali, lorda d'infamità. Che tu sia malattia, muoia chi oltraggiò la tua verginità. Arrivò l'alba, Madre Teresa tornò a uscire per le strade di Calcutta con due suore. La più giovane tirava il carretto. Le strade della città nera hanno grandi cumuli di immondizie e marciapiedi abitati. Uomini e donne di ogni età, quando la fame o la febbre li abbatte, si distendono sul marciapiede.
attendono la morte. I passanti non se ne preoccupano. È una cosa normale di sempre. I bambini piccolissimi si affannano intorno alla madre morta, gemono per un po' di tempo. Poi si fanno quieti e tranquilli, perché la morte passa per tutti. Le suore di Madre Teresa caricano sul carretto i bambini che gemono accanto alla mamma che non c'è più. Frugano tra le immondizie per trovare fagottini vivi con neonati rifiutati e destinati a morire. E li portano allo Shishu Bawan, il rifugio per i bambini abbandonati. Poi tornano col carretto a caricare i moribondi e riportano al rifugio nei morenti. Li adagiano su paglierici puliti, lavano le piaghe, liberano i corpi dagli insetti, li coprono con un lenzuolo pulito. Madre Teresa passava per le lunghe file di paglierici accarezzando mani, dicendo parole di speranza. Era una donna piccola e minuta, con la faccia tutta rughe come una mela avvizzita, ma con due occhi che brillavano come due stelle. Si colora quando il cielo si innamora del suo mare calmo, tutto blu. Quando il sole fa le fusa fra le nuvolette rosa, sento che la vita è tutta qui. Sento l'universo, tutto quanto dentro me, e se guardo intorno tutto è grande più di me. Quando stringo delle mani o se abbraccio dei bambini, vedo cosa sono e cosa sei. Siamo sabbia fra vivere tra voi e
La riflessione che vi leggerò adesso è stata scritta da uno dei ragazzi, da Gianluigi Colucci. Ho sete. Sono le ultime parole di Gesù sulla croce. È la visione di Cristo più espressiva di tutte le altre per Madre Teresa di Calcutta, la santa dei poveri tra i poveri. Quando curava i malati, educava i bambini, prendeva i ragazzi dalla strada, toccava con le sue mani i lebbrosi, raccoglieva i morti dalle fosse comuni, lei vedeva Gesù, quel Gesù che in punto di morte ha sete. Ma per lei Gesù aveva sete di noi, aveva sete del nostro amore. Voleva invitare tutti noi a credere con fede ardente che Lui ci ama, che Lui ha sete di noi. Ma è un Gesù quello che amava Madre Teresa, non soltanto bramoso di amore, bensì un Cristo che ama ognuno di noi. È un Cristo che dall'alto della croce guarda l'intera umanità e la ama. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero nudo e mi avete vestito. Ero ammalato e siete venuti a trovarmi. Per lei questa era la filosofia di vita, questa era la sua regola: seguire Cristo povero da povera e tra i poveri. Ma per fare questo c'era bisogno di preghiera e di silenzio. Per lei non esisteva il servizio e la carità senza la preghiera e il silenzio. È un messaggio oggi più che mai attuale. Non possiamo servire i fratelli, mettere in pratica la carità senza il silenzio. Silenzio da pensieri, preoccupazioni, ansie continue. La preghiera, poi, è un momento altrettanto importante per far entrare nel silenzio la voce di Dio. Madre Teresa insegna a tutti noi che non è importante fare grandi cose, ma fare piccole cose con amore. Lei, che ha amato Gesù crocifisso in modo straordinario, ci insegna che dobbiamo soltanto fidarci di Dio, come ci si è affidata lei, come ci si è affidato Gesù quando nelle mani del Padre ha affidato il suo spirito, amando gli uomini come nessuno ha fatto mai e rispondendo all'odio con un amore immenso. Ci insegna infine che non dobbiamo avere paura di quello che Gesù vuole da noi, se vuole qualcosa di troppo grande per noi. Lei stessa, inoltre, si è definita inadatta, ma Gesù stesso le ha detto che la sceglieva proprio perché inadatta. Il suo segreto era infatti quello di fidarsi di Cristo, lei che fidandosi di Lui ha fatto addirittura grandi cose con amore. Lei che non era ricca o con talento innato, ma semplicemente una matita nelle sue mani. Lei che fidandosi del suo Signore è riuscita a portare luce dove c'erano le tenebre, perdono dove c'era l'offesa, unione dove c'era la discordia, fede dove c'era dubbio, verità dove c'era l'errore, speranza dove c'era la disperazione, gioia dove c'era la tristezza, amore dove c'era l'odio. Tutto questo perché lei amava consolare prima di essere consolata, comprendere prima di essere compresa, ma soprattutto amare prima di essere amata. Signore, Signore mio, fa di me uno strumento della tua pace. Signore, Signore mio, fa di me uno strumento del tuo amore. Dove c'è odio io porti tanto amore, dove c'è discordia io porti l'unione, dove c'è errore io porti verità. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Signore,
ragazzi che hanno composto le parti musicali, recitate e ballate di questo musical, che vi ricordiamo è soltanto un'anteprima di quello che si svolgerà, che andrà in scena il 17 gennaio nel salone della chiesa di Sant'Alfonso. Quindi avete visto una versione ridotta, molto ben curata, sia pure ridotta rispetto a quello che vedrete ancora. Io vi vado a nominare velocemente, magari fate un cenno di segnalare la vostra presenza, così vi riconosciamo. E quindi comincio dal corpo di ballo, che è composto da Andrea Salvati, Cristina De Santis, Giorgia De Luca, Giampaolo Di Biasi, che stasera non ha ballato, però balla, ve lo assicuriamo, Valentina Liberato, Martina De Monte, Elena Fiore. Sono stati diretti da... si sono preparati sotto la supervisione di Patrizia D'Archivio, che ringrazio. E poi posso presentare il coro, che è composto da Simona Gaeta, Erika Marzi, Federica Mancini e Vittoria Mancini, Federica Mariotti, Francesca Matricardi, Gabriele Benvenuto, Giovanni De Santis, Alessandro Sarchese, Leonardo Di Meo, Lorenzo Ferrara, Nicolò Barbone e Simone Pesce. Quello che è l'innovazione crescente. Mi sto strano l'orecchio. Tanto da un quarto d'ora non servo più. Gli strumenti, quindi passiamo ai musicisti. Quindi ringraziamo Luca Moscardelli, che si è anche fatto carico di tutta l'organizzazione di questo musical. E poi abbiamo Fabio Nativi alla chitarra, Paolo Ingelio e Mara Sciarra ai violini, Federico Bisordi alla batteria, infatti io non voglio coprirvi la visuale, perciò mi sono messa i miglioramenti di qua. E dicevamo Anna Maria Matricardi, Gian Domenico Palmieri, Anna Maria e Gian Domenico hanno suonato il flauto, Gianluigi Colucci, Stefano Torelli e Simone Di Meo. Volevo ricordare che invece la supervisione del coro durante la preparazione è stata di Teresa Angeloni e di Simone. Mara l'ho nominata, sì, sì. Giuro, sì sì. Vabbè, Mara, e veniamo quindi ai personaggi. Madre Teresa è stata interpretata da Chiara Petrucci e Chiara Lavigna. Nel personaggio di Suor Bettina, Giulia Ingelito. Sera interpretato da Daniela Mascitelli. Suor Gertrude, interpretata da Serena Palermo. Francesco Di Quinzi era Michael Gomez, volontario e primo missionario della Chiesa. La peccatrice era Liliana Desiderio. Cascavilla. Ringraziamo inoltre per i costumi Stefania Di Fulvio e Antonella Annunziato.
categoria di importanza, chi si trova alla parte tecnica, così si dice in gergo, il nostro parroco padre Raffaele. E ai monitor c'è Daniele Spizzichino. Sperando di non aver dimenticato nessuno. Non è merito mio perché ce li ho scritti, però ce li ho scritti tutti. Perché era partito l'applauso perché era Petrucci, allora. Ah, non si era sentita. Sì, sono due Madre Teresa, la giovane e la vecchia, sono due Chiare, Chiara Petrucci e Chiara Dopiglio. Immagino che il dover lasciare la parola a chi la merita più di me, e per quanto mi riguarda vi ringrazio per la pazienza, molti di voi sono rimasti in piedi e vi invito al prossimo spettacolo e lascio il microfono a Luca Moscardelli. Ringraziamo Paola Toro che ci ha fatto la voce narrante per tutto lo spettacolo. Ringraziamo tutti voi, l'associazione che ci ha permesso di stare qui stasera a fare questa anteprima dello spettacolo. Vi ricordiamo quindi il 17 gennaio a Sant'Alfonso nel Salone ci sarà la versione completa in cui ci saranno anche tutti i balletti completi. Qui per motivi di spazio hanno potuto fare solo l'ultimo balletto che era praticamente sul posto perché non c'è spazio, ma lì a Sant'Alfonso faremo tutti i balletti completi per tutto il musical. Quindi, e in più ci sono anche parti recitate, non so se c'è Rino. Che non abbiamo... Eccolo! E lui sarà protagonista anche a gennaio per le parti recitate e insieme a qualche suora e qualche altro personaggio. Non svegliamo tutto. Allora adesso rimanendo tutti qua così e per i microfoni vi passate questo perché non sono in posizione giusta mi sembra, ma non ci abbiamo tempo di cambiarli, rifacciamo una canzone, ce ne andiamo e vi salutiamo. Come on, baby, let's talk about it.
di chi guarda Dio. Perché siete venuti qua nell'ambito di queste manifestazioni organizzate dalle francavillanesi e altre associazioni di Francavilla. Poi volevo ringraziare, perché forse non ce ne sarà l'occasione il 17 gennaio, padre Raffaele che apre la chiesa a tutti questi ragazzi per farli... pazienza, li seguono Fabio Natidio e Paola che sopporta le assenze di Fabio nella sua situazione, ma voglio dire anche di tutti i genitori che si sono tassati, che si sono messi in gioco a fare con tutte le sere che seguono. Vogliamo dire a tutti gli altri ragazzi, unitevi a loro per fare tante cose belle. Bravi! Non ancora, allora di parole penso che quelle più importanti siano già dette. Io effettivamente volevo, quello che ha detto Luisa, ringraziare veramente a tutti i genitori, perché ci rendiamo conto, anche Luca e Simone si rendono benissimo conto, che specialmente in questi tempi delle ultime prove tante volte loro sono tornati anche tardi a casa. Però tra tutte queste persone che sono state nominate, ecco, un ultimo applauso veramente a Luca, Luca e Simona, perché è merito soprattutto loro. Anche per il modo con cui conducono, così semplice, bello, attraente anche per i ragazzi, che non c'è bisogno adesso, ecco, di fare una grande pubblicità, perché in poche parole tra di loro si passano la parola. Ringraziamo ovviamente in tutto questo anche il Signore, che attraverso i suoi santi e la Beata Madre Teresa di Calcutta ci dà anche l'occasione di vivere questi momenti, di conoscere queste persone, anche il valore e la bellezza della santità, che un po' ci attrae tutti e cerchiamo anche noi di seguirla nella nostra strada. Grazie ancora, e penso che comunque un'altra ultima canzone ce la meritiamo tutti. Sì, dai. Sì. Ultima, è giusto che l'ultima parola sia vostra, può essere anche la stessa. Un imprevisto ci voleva anche per loro, se no è troppo semplice.